Settimana scorsa ho letto questo commento. Praticamente lui vuole utilizzare Open Devin, e da quello che ho capito dal suo commento è che lui vorrebbe togliere da Open Devin ChatGPT perché si paga e mettere Llama. Ma magari, che so, provo a offrirmi un caffè virtuale su Coffee, link in descrizione, magari ci inizierò a studiare. Non prometto nulla, però magari, chissà. E mi ha preso in parola, offrendomi non uno, ma ben due caffè virtuali. Tra parentesi, se anche tu vuoi offrirmi un caffè virtuale, il link lo trovi in descrizione. E io, in quella circostanza, avevo detto quella cosa tanto per dire, e quindi adesso mi sento un obbligo morale di fare questo video. Quindi, iniziamo dalle basi. Open Devin è un assistente virtuale che usa i Large Language Model per aiutare a sviluppare programmi. È una sorta di copilot, ma con gli steroidi, mettiamola così. Usa dietro le quinte un LLM che può essere qualsiasi di quelli che ci stanno in giro. Il problema di Alessandro è: non voglio pagare per usare l'API di OpenAI o Gemini, voglio non pagare e quindi magari utilizzare un LLM locale come feci io in questo video. La mia prima idea era: modifico Open Devin quel che mi serve per fargli, diciamo, prendere in pasto Llama 2 e la finisco là. Poi mi sono detto: e se invece non modifico niente, ma creo un server con Fast API tale per cui faccio credere a Open Devin che stia parlando con un chatbot tramite questa API che lui si aspetta? Tipo, gli faccio credere che sta parlando con OpenAI o quindi con ChatGPT, in realtà sta parlando con il mio Llama 2 locale. Questo lo posso fare facilmente perché quando si esegue Open Devin si può specificare anche l'URL dell'API che si vuole utilizzare, oltre che a token di autenticazione. Ma poi ho pensato: ma nel mondo non c'è stato nessuno che già abbia pensato una cosa del genere? Ebbene sì, ci hanno già pensato, caro Alessandro, e ti bastava che cliccavi questo link nel repository GitHub di Open Devin che ti portava a questa pagina che ti spiega come impostare Llama, che da quello che ho capito fa quello che ho appena detto, un server con API compatibili simili a, credo, a quello che da OpenAI o Gemini, credo, ma non ho investigato oltre qua. E quindi facciamolo passo passo, ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi smanetto con Open Devin. Una smanetto suona male, vabbè, andiamo avanti. Per farlo funzionare con un Large Language Model in locale. Ma prima di cominciare vi invito, come al solito, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, commentate qui sotto se nei passaggi che vi mostrerò credete che abbia fatto qualche passaggio sbagliato, perché c'è una certezza non nulla che abbia smarmellato, diciamo, qualcosina. Questo video è stato letteralmente finanziato da uno di voi mediante Ko-fi. Ringraziamo non solo lui, ma tutti quelli che mi hanno supportato su Ko-fi, e quindi proseguiamo. E la prima cosa che faccio è quello di clonare il loro repository GitHub, per loro intendo quello di Open Devin. E cosa ci faccio con questo repository clonato? Il problema è che si stronzi non hanno messo una vera e propria guida. E quindi, vedendo un Makefile, quello che faccio è make. Tra parentesi, lo so che c'è una versione containerizzata con Docker, ma quello l'ho scoperto dopo e comunque non sono riuscito a farlo funzionare con Llama, che è lo scopo di questo video. Mi dava sempre un errore, che tra l'altro non ho neanche registrato, però mi dava errore. Tra l'altro non è che proprio l'ho scoperto dopo, io pensavo che facendo la build con Makefile mi creavo un'immagine Docker,
non avevo capito che questo comando è quello che vi sto per mostrare, cioè di fare il make. Erano due modi mutualmente esclusivi, ma poco male, perché come tanto vi stavo per dire, con Docker non mi è funzionato nulla, o meglio non mi è funzionata l'integrazione con un large language model in locale. Sicuramente con OpenAI funziona una meraviglia. Una volta fatto make, mi accorgo che manca Python 3.11. Oh, c'ho il 7, c'ho il 10, mi mancava l'11. E quindi glielo mettiamo con Conda, che installa tutte le sue belle cagatine. Cambio environment di Conda per avere il suo Python 3.11 e riprovo. Ma mi accorgo che manca Poetry, che ho scoperto essere tra l'altro un package manager per Python, che se lo spacciano come super mega figo. Sarà figo, ma io non l'ho mai provato, quindi non lo spiego perché tanto non è lo scopo di questo video. E quindi installiamo sto Poetry. Dopo averlo fatto, rifaccio make e dopo l'installazione di una lunga lista di boiate che sicuramente saranno necessarie per OpenDevil, mi dice che manca Node.js versione 18. Perché io ho la versione, boh, cazzo c'avevo io, boh, 14, non mi ricordo. Installiamo Node.js, la versione specifica in particolare, e dopo tante altre cagatine installate mi accorgo di aver messo la versione sbagliata, perché qua non mi ero accorto che stava scritto 16.x. Mannaggia a me che non sono disattento. Dopo qualche piccolo intoppo installo la versione di Node.js 18.20.2. Come potete vedere qua a schermo, sembra andare. Lo avvio e parte. Ovviamente qua ci stanno degli errori perché non ho messo il token di OpenAI, come giusto che sia, quindi finora io credo che stia funzionando correttamente. Quindi seguo la guida che ci forniscono quelle di OpenDevin e inizio con installare Olama. Che Olama è quello che vi dicevo poco fa, espone dei modelli di intelligenze artificiali basate su large language model che sono una vagonata, sono tutti questi che vedete qua a schermo. Installo Llama e dopo tanto attendere installo il modello Llama 2 latest. A questo punto dobbiamo fare il file di configurazione che si chiama, deve essere un nome specifico, config.toml toml, e metterlo nella directory principale del repository GitHub che abbiamo clonato al passo 1. Purtroppo non ho conservato il file, poi vediamo perché, ma basta modificare questa roba qua e adattarlo di conseguenza se si vuole utilizzare un workspace diverso, e il gioco è fatto. Ovviamente se volete provare altri modelli oltre Llama, tra quelli che Olama fornisce, basta cambiare anche questa parte qua. Il file.toml è una sorta di file in, quindi non dovrebbe essere difficile farlo. E quindi a questo punto della mia avventura con OpenDevin era arrivato il momento di andare a nanna. E quindi riprendo il giorno dopo. Faccio partire OpenDevin e qua notiamo che sta riconoscendo Olama. E tutto sembra funzionare. Non so se riuscite a vederlo dal video. È tutto lento e pachidermico. Dopo un po' riesco a mettere il prompt, creo un file Python che mi stampi il pi greco, ma niente, mi spuntano questa svamponata di errori. Ricarico la pagina perché qua aspettare che finisce ci saranno anni, e creo una nuova sessione, ovviamente sempre tutto molto lento, riesco con qualche difficoltà a cambiare l'agente in questo SWE agent, rifaccio la stessa domanda di poco fa, e qua ci sta decendi, ogni tanto spunta del codice, diversi modi di fare il pi greco, e a un certo punto spunta pure un hello world. Qua sul terminale siamo arrivati allo step 69. Capisci a me? Ma niente, dopo un po' ci rinuncio. E dalla scritta che potete vedere qua a schermo, il motivo che non vi ho potuto mostrare il file di configurazione è che ho cancellato tutto. Quindi adesso possiamo fare alcune considerazioni finali. Olama viene installato all'interno del vostro sistema Linux come un servizio, quindi dovete utilizzare System Control o System CTRL
per attivare e disattivare, quindi quando vuoi facete rinvio si attiva in automatico. E vabbè, potrebbe essere una cosa comoda se uno ha un server dedicato che fa questa cosa, ma sul mio computer in locale, insomma, la trovo una cosa un po' di rottura di palle. In generale, a me è sembrato che con un modello locale OpenDevin risulta molto lento, e anche se quello non fosse un problema, cioè a me, io non riesco a farlo funzionare come vorrei. Ovviamente non ho un termine di paragone con OpenDevin che usa ChatGPT, ma magari tu che mi hai offerto due caffè virtuali, che ci avrai smanettato più di me, puoi farmi sapere se ci riesci a farlo funzionare come te lo aspetti. Io sono arrivato fino a questo punto. Diciamo, in qualche modo sono riuscito a mantenere la promessa nonostante gli scarsi risultati. Magari condividi nei commenti i tuoi progressi, sicuramente io avrò sbagliato qualcosa. La mia opinione personale finale? Non ho usato Devin come magari hanno fatto altri creator. Io, diciamo, sono convinto, e non solo io tra l'altro, che le intelligenze artificiali devono essere utilizzate per accelerare. OpenDevin non mi ha accelerato, bensì mi ha rallentato. In totale tutta questa cosa che vi ho raccontato in questo video è durato poco più di un'ora, e su alcune cose ho dovuto fare diversi tentativi perché, diciamo, la documentazione di installazione l'ho trovata inesistente, quindi mi sono dovuto andare a vedere alcuni post su Git. Certo, qualcuno potrebbe obiettare dicendo che tutto è lento perché sto utilizzando una LLM in locale, ma non è stata questa una mia richiesta. Però certo, magari anche a casa uno si può configurare un server su un altro computer e il problema si risolve. Spezzo comunque una lancia in favore di OpenDevin dicendo che è dichiaratamente instabile, cioè ancora in fase di sviluppo, e quindi credo che si evolverà molto presto, almeno spero. Chissà se le future versioni di OpenDevin saranno fatte con OpenDevin. Visto che, come vi avevo fatto notare con un po' di testo messo in post-produzione, che questo readme di GitHub era cambiato dall'ultima volta che l'avevo fatto, cioè 2 giorni fa, allora vale la pena dargli un altro tentativo. Allora, come vi dicevo, ho cancellato tutto, quindi io provo a fare una sola prova. Reinstallo Llama e poi provo a eseguire il tutto da Docker. Quindi clicchiamo qua, installiamo Llama, rifacciamo questa operazione. Ci starà un po' di tempo. Perfetto. Controlliamo se Llama è installato. Sembra di sì. Adesso proviamo quel modello che tra l'altro consigliavano loro. Loro consigliavano un modello diverso. Loro consigliavano questo Llama Code Llama 7B, che lo possiamo fare direttamente dalla loro interfaccia. Facciamo questa cosa. Allora, mi creo una directory che chiamo OpenDevin. Ci entriamo. Poi mi creo un file chiamato run opendevin.sh, mi faccio questo file di esecuzione, bin bash, stavo scrivendo giusto. Dunque, allora mi devo creare questa directory. Lui si andrà a prendere questa immagine di Docker. Va bene, credo che dovrebbe funzionare così. Speriamo. Chmod UX run OpenDevin. Si andrà a scaricare l'immagine. Allora, stoppiamolo. Mkd workspace. Ah, non ce l'avevo creata. Vabbè, reseguiamo. Non mi ricordavo di averla già creata. Andiamo a vedere nel browser che succede. Allora, qua devo scrivere questa roba qua. Tra l'altro mi sono reso conto che leggendo la documentazione
l'agente migliore che loro hanno è questo monologue agent, quindi non lo cambiamo come ho fatto in precedenza. Aspettiamo che si inizializza l'agente, ma sembra molto più reattivo. C'è un tab in più qua, planner, interessante. Iniziamo con lo stesso problema. Fai una funzione in Python che calcola pi. Non funziona niente. Qual è il problema qua? Io questa cosa ce l'avevo visto, questo errore, da qualche parte su GitHub. L'avevo vista qua, infatti, questo errore. Qualcuno era capitato. La domanda è che lui non ha scaricato il modello. Scarichiamo il modello, magari questo sarà il problema. Allora, qua che ho riavviato mi dice che ho lama code lama 7b. Riavvio qua Devin, create Python function returning py. È una domanda leggermente diversa, però siamo sempre là. Non funziona. Secondo me nella guida nuova che l'hanno aggiornato si sono dimenticati di questo passaggio, perché mi ricordo che questa cosa era essenziale, questa cosa. Questa cosa loro gliel'hanno tolta, non so perché. Però mi ricordo che era importante, mi ricordo. Allora, mi dice che sta sempre provando Olama. Make a function in Python, returning py. Niente, non funziona niente. Mi sa che è un problema noto, che ancora non hanno trovato una soluzione, però io ho la curiosità se questo nuovo modello code Llama funzioni. Ricloniamo OpenDevin. C'è un make build. Ah, posso non c'è build. Make. Ah, dove andrà nella directory, ok, giustamente. Python 3.11 non l'avevo tolto, quindi... Che comunque è vero che avevo cancellato tutto, ma ne avevo tolto le dipendenze. Facciamo un file di configurazione. Devo togliere tutte queste export inutili. Si sta scaricando altre cagatine. Va bene. E sembra che sia partito. Allora, qua vediamo che ha preso code Llama. Monologue agent, che sembra che quello che funziona meglio degli altri. A questo punto proviamo. Make a function in Python calculating and returning py. Niente. Oh! Oh, non so perché mi ha dato questo errore qua. Oh, dice che ha creato questo file chiamato pyfunc.py, che io ovviamente non trovo. A parte, non capisco questa verbosità, non capisco. I have completed my task. Ho capito, ma dov'è il file? Mi sta creando altra roba. Diamogli un altro task. Save this file as my py.py. Engine is running a task, ma... Sul terminale non sta succedendo nulla. Gli do l'ultima chance, riavvio, e poi vediamo se funziona o non funziona. Dopodiché decreterò. Allora, siamo ritornati. Vediamo se dopo aver riavviato magari funziona meglio. Create a function in Python, turning py.
voglio la mia cazzo di funzione Python che mi fa il pi greco. Voi non lo sentite, ma il computer sta funzionando, le ventole vanno velocemente. Mi fa un programma in JavaScript. Ho scritto il file workspace test.js. Oh, ragazzi, io ci ho provato. Cioè, qua nella console c'ho un programma in JavaScript. Va bene, ora sta andando. Io qua ho creato una cartella chiamata PyFunk. Ma qua non c'è nulla, però. Questa è quella di poco fa. Ah, effettivamente i file me li sta creando. Qui c'è un test.js. Vabbè, che è questo. Va bene. Va bene. Ma qualcosa la sta creando, però secondo me, diciamo, è molto confuso. Poi qua mi spunta, non so perché mi spuntano molte cose. Poi mi dice, ho creato il file pycalculator.py. Però diciamo, questo secondo me è il motivo perché loro ti consigliano di utilizzare Docker, perché non gli vuoi dare controllo del tuo computer. Secondo me, avviandolo in questa maniera, come sto facendo io, è un pochettino forse pericoloso. Forse per questo motivo che c'è quella sandbox su Docker che lo discarica. Va bene, questo è il risultato finale. Qualcosa la fa. Però se questo permetterà a qualcuno di farsi sostituire nel ruolo di ingegnere del software, io la vedo difficile, però magari per scopi didattici potrebbe funzionare. Chissà, fatemi sapere voi come lo utilizzate. E quindi io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.